Ciao, ce la faccio a fare un video perché oggi sono libera. In realtà, vabbè, sono libera a metà, nel senso che è il mio giorno libero. Ieri era anche un mio giorno libero. Ieri sono stata a Londra insieme a una mia amica, abbiamo fatto un giro. In realtà, vabbè, allora, fra le mie varie fissazioni, e qui insomma si ritorna alle origini. Io ho anche la fissazione, mi sa che già ve l'avevo detto, sono abbastanza appassionata di internet, di computer, eccetera. Io ho sempre avuto computer Windows fino a quasi 4 anni fa, quando finalmente, cioè, insomma, dovevo cambiare il computer e ho deciso di passare a Macintosh e quindi ho comprato un computer Apple, il MacBook classico bianco con la mela tanto tanto bellino. Devo dire che il passaggio per me è stato un po' disastroso, nel senso che tutti dicono che il sistema operativo Macintosh rispetto a quello Windows è molto semplice, molto intuitivo, ha anche un bimbo subito comincia ad usarlo e capisce immediatamente cosa fare. Sarà che i bimbi, insomma, ora sono parecchio precoci e che sono vispi e imparano meglio. Fatto sta che finché io avevo il computer col sistema operativo Windows, entravo nelle varie cartelle, anche nelle cartelle di sistema nascoste, formattavo il computer da sola, che insomma non sarà questa grande cosa, ma per me era una grande cosa. Da quando ho avuto il computer Macintosh, quindi l'Apple, sono un po' peggiorata da quel punto di vista, anche perché sinceramente ho cominciato a usare meno il computer. Io ho comprato il Macintosh dopo un paio di mesi che ero qui in Inghilterra, quindi il tempo a disposizione era anche, insomma, era anche inferiore, no? Il tempo da dedicarci. Comunque sia, mi ci incavolo tantissimo tuttora, però insomma mi piace. Non mi sono mai trovata in situazioni tipo computer che si arresto del sistema improvviso, oppure virus o cose varie. E di conseguenza continuo a buttare l'occhio, no, sulle nuove uscite. E ieri sono andata a Londra insieme alla mia migliore amica inglese perché volevamo andare a vedere il nuovo MacBook Pro, che è uscito appunto qualche giorno fa. Fra l'altro ieri c'era annunciazione, annunciazione, venivano annunciati e presentati i nuovi iPad. L'iPad non ce l'ho, sono molto gelosa perché questa mia amica ce l'ha e quindi l'ho usato, l'ho provato in video, non si dovrebbe, tanto per tornare all'erba del vicino è sempre più verde. Ieri sono stati presentati i nuovi iPad, che insomma sono stati migliorati. Sono un po' delusa dal fatto che speravo ci fosse anche una porta USB. Non so se sto parlando turco oppure no, però vabbè, chi se ne frega. No, nel senso, vabbè, perlomeno vi metto a parte di questa nuova fissazione. E speravo ci fosse anche la possibilità di memoria espandibile, ma non memoria nel senso memoria RAM. Barbacci 5 con 3 ci vede sul comò. Nel senso di spazio interno, insomma, espandibile, che invece non c'è. Vabbè, tanto fino al 25 di marzo non escono. Siamo andati a vederli come si dice, oddio, all'Apple Store. Sono andata a quella di Oxford Street ieri, non sono, cioè Oxford Street di Regent Street, non sono stata a quello di Covent Garden, anche se sono stata comunque anche lì in giro. Vabbè, insomma, tutto questo per dire che oggi è un altro mio giorno libero. Avevo 2 giorni liberi di fila, anche se dalle 4, no, dalle 5 alle 6 e mezzo dovrò comunque andare a lavoro, perché per lavoro mi occupo anche di fare dei training alle persone che lavorano con me. E di solito i treni sono il martedì e giovedì, quindi anche se oggi c'è il giorno libero andrò al lavoro. Spero di non avere rosetta nei denti. Volevo il rosetto che riprendeva questa bellissima maglietta di Felix. Vabbè, Felix il gatto. Quindi vabbè, sono stata a Londra, ho passato una buona giornata, sono divertente, sono partita ieri verso le 10 e mezzo, 11, sono tornata la sera verso le 9 e mezzo, infatti tipo distrutta. Siamo state con una mia amica in questa pasticceria di cui lei aveva sentito parlare, lei è molto golosa di dolci e si chiama, mi sembra, Valerie. C'è anche il sito internet valerie.com.uk, mi pare, .co.uk,
UK, dove fanno dei dolci veramente belli a vedersi. Io ho scelto questa fetta di mousse ai frutti di bosco, cioè era una fetta, sembrava tipo un cheesecake, un come si dice, oddio, uno stratino di pan di Spagna in fondo, che non avevo visto. A me di solito il pan di Spagna non piace, però sopra c'era la frutta. Solo che ieri non ce l'abbiamo fatta a mangiarlo, anche perché avevamo fatto un pranzo abbastanza lucugliano, e quindi me la sono mangiata poi ieri sera a cena. Abbiamo fatto un giro per i vari Topshop, H&M, siamo stati da, questo non mi riesce mai a pronunciarlo, dico Hansley, ma non è così, penso sia Hansley. Anzi, oh, non lo so, è un negozio, sono vergognosa, è un negozio di giocattoli in Regent Street, che anche se siete più che adulti, come me, nel senso ormai insomma l'età avanza, imperterrita, vabbè. Comunque c'è questo negozio, che è un negozio di giocattoli molto molto bello. È un negozio su 5 piani, e io appunto ieri commentavo come un bambino italiano possa andare fuori di testa se entra in quel negozio, perché è meraviglioso. C'è il piano con i giochi per l'infanzia, il piano con i peluche, il piano tutto dedicato alle bimbe, no? Quindi tutte le cose per bimbe, dove fra l'altro in vendita in una sezione di questo negozio che si chiama Tantrum, e Tantrum in italiano è l'equivalente in inglese dell'italiano bizza, cioè lo direi tipo quando uno fa le bizze, no? Ha un tantrum, avevano la linea di gioielleria da bimbi, fra cui anche il mio omino di Panpepato, però c'era la catenina, ma vabbè, non l'ho comprata perché evitiamo di spingersi a tanto, ho già abbastanza roba, la mia roba. E quindi insomma siamo stati anche in questo negozio, siamo stati da un altro negozio dove ho comprato una catenina, non avrei dovuto dire appunto c'è troppa roba, con un cucchiaino in fondo, non so, quando mangerò uno yogurtino, una moussina, no vabbè, era carina, quindi ho comprato quella. Siamo stati al Disney Store, siamo stati da Selfridges, vabbè, si sono fatti vari giri, i giri soliti che faccio quando vado a Londra per girare per negozi e per fare shopping. Fra l'altro, avete presente il negozio Habitat, che c'è anche in Italia? Credo, insomma, mi sembra di averlo visto anche lì, che fa delle cose per la casa davvero carine. Ce n'è uno in Regent Street e sta chiudendo. Avevo notato un paio di settimane fa che ero andata a Londra di sabato a trovare mio fratello, che aveva degli amici italiani che erano venuti a trovarlo. E ero entrata, però, cioè, capirai, cioè, vai a Londra di sabato già un delirio. Se poi vai dentro un negozio che sta chiudendo e che fa gli sconti, cioè c'era una fila che praticamente. In questo negozio di Habitat entri, c'è una specie di ingresso, poi scendi le scale, insomma le casse sono abbastanza lontane e cioè, tipo la fila arrivava all'ingresso dalla cassa, quindi ho detto sì, vabbè, ciao, ci torno durante la settimana. Sono tornata, ieri ce l'abbiamo fatta, la fila non era così tremenda, e con questa mia amica abbiamo fatto un po' in giro perché c'erano tante cose carine. Ho comprato delle calamitine da mettere al frigorifero, l'ho pagate tipo una stellina e qualcosa, tutte colorate, che dentro ci puoi mettere le fotografie. A me piace attaccare cose al frigorifero da quando ho un frigorifero grande, finalmente. E parlando di frigoriferi grandi, casa nuova e cose del genere, non so se riuscite, allora, non so se vedete alle mie spalle questo coso che visto così non voglio dire cosa sembra perché è grande e marrone, è una di quelle poltrone dette bean bag, perché sembrano effettivamente un fagiolone. Dentro ci sono, ecco, chiamiamolo così, il fagiolone meglio che qualcosa di diverso, e dentro ci sono dei pallini, non so bene fatti di cosa, perché la borsa è sì, la borsa. Lapsus freudiano, chissà cosa sto pensando in questo momento. Lo sapete perché ho detto la borsa? Perché si chiama bean bag, quindi la poltrona è molto leggera quando la tiri su, poi ti ci siedi e prende la forma che vuoi. Io ho comprato la taglia, insomma la misura XXL, che è quella che è anche cioè quando ti siedi ti fa anche lo schienale, no? E effettivamente è parecchio comoda, questo perché nella nuova casa c'è un divano a tre posti, però insomma io quando ci sto mi spa pranzo, quindi se viene qualche ospite, ok. Mi sembra giusto che ci sia la poltroncina per l'ospite sul divano. Poi probabilmente vedrete anche, riuscirete a vedere qui,
alle mie spalle il legno, perché nella mia casa nuova al pian terreno c'è il legno, allè, in cucina, però come vedete lì c'è un pezzettino di scala che va su e lì inizia zin 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 la moquette. Quindi da qui, cioè dalle scale, al piano di sopra c'è la moquette, però insomma è gestibile. Quando io ho visto questa casa, mi era piaciuta perché ci sono due camere, ogni camera ha il suo bagno, uno con la doccia e uno con la vasca. Vasca, fra l'altro, non con doccia incorporata, quindi ho dovuto comprare, sapete, quella specie di trasformatore che fa anche la doccia. Ma qua, cioè, la casa ci è piaciuta tantissimo, entro nei bagni per terra, moquette. Cioè, io non potevo credere ai miei occhi perché, cioè, Dio mio, fa una casa bellina, c'è il giardino, al piano di sotto ci metti il legno, nel bagno al piano di sotto c'è il legno, la moquette in camera, passi passi, ma Cristo santo, cioè, Dio mio, puoi mettere la moquette in bagno? Fra l'altro la moquette era anche proprio vicino al water, c'è una specie di scalino, che non so come mai ci hanno fatto, a cui si attacca il water, quindi lì la moquette, mi rivesti lo scalino con la moquette, ma fa schifo. Insomma, si è chiesto all'agenzia se per favore levava questa moquette perché ci faceva veramente rivoltare lo stomaco. È stata cambiata, ci hanno messo questo linoleo, non so se questo discorso l'avevo già fatto in un altro video, ma non credo, forse, boh, vabbè. Quindi potete vedere come ci sia il legno, però poi è fatta la mia amata moquette. Comunque, no, devo dire che nella casa nuova, insomma, è tutta un'altra cosa, si respira diversamente, anche perché c'è meno momento. Mi piace tanto il fatto che ci sia il giardino, anche se veramente non me lo sto godendo un cavolo. Ieri era una bella giornata, quindi sono stata fortunata perché quando ero a Londra c'era il sole e oggi invece è una giornata tremenda, quindi poi alla fine quando sono a casa mi posso godere il giardino non me lo godo perché continua a essere un tempo sceno. Poi, altra novità. Novità, insomma, una novità, però ora fra poco esco, vado da Tesco, anche la rima. Tesco è il supermercato dove di solito vado, che è un supermercato abbastanza enorme, un po' troppo dispersivo dal mio punto di vista. Anche qui, no, c'è la carta e fa i punti, come in Italia, con i punti di Tesco che ammontavano alla bellezza di circa, equivalente di circa 17 sterline. Ho ordinato una siringa per dolci, tanto per continuare con la mia ossessione, perché ho scoperto dei biscotti tanto carini che vanno fatti con la siringa. E io volevo questa siringa di metallo perché dice che resiste meglio, un po' retro, e l'ho trovata sul sito online di Tesco a 17 sterline, avevo 16 sterline e 50 di buoni, quindi l'ho pagata 50 centesimi, però la devo andare a ritirare io con la mia carta con cui pagherò questi 50 centesimi, 50 penny. Dopodiché vado al lavoro a fare il training. Mi sembra di non avere, cioè non è che abbia particolari cose da raccontare, o voglia di fare una chiacchierata, ho detto dai, scusate, farò video più spesso. Tra l'altro ho scoperto che ora su YouTube posso mettere anche video più lunghi di 15 minuti. Paura! No, vabbè, questo è, per ora sono a 13 minuti e 12. Tra l'altro io, quando faccio video non faccio mai l'editing, cioè metto un titolo, metto un ciao alla fine perché comunque mi fa piacere, cioè non mi piace il video quando inizia e via, però cioè, l'editing non lo faccio mai, quindi lo facevo all'inizio quando avevo solo 10 minuti e quindi con la mia parlantina, non capisco cosa si vede alle mie spalle oltre che, ah no, no, è il fagiolone su cui sono seduta, vabbè, ciao! Non ho ancora trovato una postazione, quindi l'altro giorno ero su nella camera, oggi sono qui nella sala. È perché ogni tanto sullo sfondo si possono vedere cose che non ci dovrebbero essere, tipo cose arruffate, arrabattate, nascoste, disordine messo in modo tale da creare un ordine apparente, il famoso ordine apparente, che è uno dei miei più grandi amici. No, sono stata brava, ho buttato via un sacco di cose quando ho fatto il trasloco, cioè un sacchetto, basta, avrei dovuto buttare via di più. Cioè, mamma mi fa, ma hai buttato via un po' di roba? Hai buttato via qualcosa? Lei non sa che faccio video, spero che non lo venga mai a scoprire. Sì, mamma, ho buttato. No, effettivamente un po' buttato, però avrei potuto buttare di più. Però insomma, cioè, per come sono fatta io mi sembra abbastanza. Vabbè,
Vado da Tesco a ritirare il mio siringone, non vedo l'ora. Stasera sono di biscotti un'altra volta. Un giorno voglio fare un video mentre faccio questi biscotti. Ho scoperto questa ricetta sul libro di un'autrice inglese che si chiama Nigella o Nigella, non so come si pronuncia, non mi ricordo più il cognome, mi sembra Dawson, una cosa del genere. Ci sono questi biscotti, sono biscotti semplici, tipo di nemmeno pasta frolla. Qui le chiamano, com'è che le chiamano? Butterscotch. No, shortbread, mamma mia. Sembra invece vivere in Inghilterra, viva, non lo so, vabbè. Quindi voglio fare questi biscotti e magari provo a darvi la ricetta, così provate, perché vengono buoni, non ci vuole tanto, cuociono tipo 10 minuti, vabbè, c'è la menata di mettere. C'è il dover mettere in frigo la pasta, l'impasto, e tenerlo lì per una decina di minuti, però c'è di peggio, quindi si può fare. Vabbè, vado prima di fare che sfondone. A presto, buon giovedì. Anzi, a questo punto buon venerdì perché lo vedrete sicuramente domani. Ciao!